Frank Canutè, intanto quali sono le tue condizioni, visto che abbiamo letto che hai avuto qualche problemino di natura fisica all'inizio settimana? Sì, giusto, avevo avuto un po' di problemi già dall'anno scorso, gli ultimi mesi con l'ascolo al ginocchio destro. Mo' mi sta facendo un po' fastidio, però sto recuperando un po'. Senti, sei entrato a Brescia, hai dato un grande contributo da te, è nata l'azione del pareggio. Sì, io cerco sempre di aiutare i compagni a mettermi alla disposizione del mister, quindi è mio dovere di farlo. Ecco, la sensazione è che Pillone sia impressionato dalle tue qualità. Sei stato l'ultimo ad arrivare per i noti problemi, però ora ti stai calando nella realtà. Sì, perché quest'anno voglio dimostrare le mie qualità, aiutare la squadra ad andare alto. Ecco, senti, qual è la differenza principale che hai notato rispetto ai primi sei mesi della scorsa stagione? C'è più gruppo rispetto all'anno scorso, siamo tutti uniti, ognuno fa tutto per aiutare i compagni, che quello lì ci è mancato l'anno scorso. E su Pillon? È un allenatore tosto che ti sta addosso, sempre si mette sul pezzo, è uno che ti parla anche tanto. Senti, si è detto, qualcuno pensa che il Pescara cambiando modulo possa rendere di più, giocando magari con le due punte. Tu sei d'accordo o va bene insistere sul modulo del 4? Va bene, quel sistema lì non mi guarda a me, devi chiedere dal mister. Basta che mi mette il campo, io faccio quello che devo fare. Sei pronto a giocare con Brugman? Nel caso probabilmente il capitano tornerebbe a fare la mezzala. Sì, certo, mi piacerebbe. Già dall'anno scorso abbiamo giocato tutti e due insieme, quindi perché no? Senti, è un Pescara imbattuto in campionato. Dove può arrivare questa squadra in base a quello che si sta intravedendo? Il limite noi non ce l'abbiamo. Infatti stiamo pensando partite dopo partite, poi vediamo che c'è fuori.